Pomeriggio dal Livio Luzzi di Camerino per questa prima gara stagionale interna nel campionato di promozione Girone A dei Ducali. Il Camerino che affronta l'Osimana reduce dalla prima giornata con un 2-2 interno contro la Filotranese. Camerino invece che è stato corsaro a Recanati, dove si è imposto per 2-1, una vittoria preziosissima soprattutto in rimonta. Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento. La terna arbitrale che precede i 22 giocatori che stanno scendendo in campo è quella diretta da Stevie Belli di Pesaro, e coadiuvato da Zef Preci di Macerata e da Andrea Galassi, sempre di Macerata. Le squadre sono pronte sulla pista di atletica leggera del Livio Luzzi per appunto scendere in campo. L'arbitro parte in questo momento. Squadre, appunto, ve le ripeto, che scendono in campo: il Camerino con Grelloni, Bergamini, Romoli, Onesini, Parrini, Deja, Salvetti, Santoni e Fabrizio, Iori, Mauro e Cottini Francesco, con il numero 11 Santoni, Riccardo. L'11 invece dei senza testa dell'Osimana è Bernasconi, Baro, Gregorini, Postacchini, Morganti, Montesi, Sabatini, Ristè, Marziani, Gurini e Ripa. I tecnici del Camerino: Giuseppe Santoni, lo ripeto ancora una volta per chi si sintonizzasse solo in questo momento, e Antonello Mancini. Attendiamo il fischio d'inizio e forse l'arbitro è pronto. Eccolo, fischio d'inizio, gara iniziata. Camerino che batte subito con il suo capitano Onesini, che sventaglia sul settore sinistro, ma il pallone viene intercettato dai giocatori ospiti che vogliono provare a riproporre. Perde però il pallone, quindi il numero 11 Santoni Riccardo riesce a riconquistarlo. Se ne sta andando il primo minuto di gioco, 0-0 naturalmente è il risultato. Il Camerino ha iniziato all'attacco questa prima parte della partita, lunga rimessa laterale anche molto forte, arriva anche il primo corner, la lunga rimessa del numero 3 Massimo Romoli, pallone che è arrivato dentro l'area piccola e i difensori del Losimana hanno spazzato in calcio d'angolo. Corner dunque per i padroni di casa, è il primo della giornata. Pallone che spiove al centro di testa, ma l'arbitro ravvisa un fallo. Trentesimo, sempre 0-0, palla in fallo laterale e la rimessa è per il Camerino. Settore sinistro, in avanti Montesi. Montesi mette giù il pallone per il numero 8 Ristè. Ristè, impreciso, recupera Fabrizio Santoni. Ancora sul settore sinistro, rimposta Bergamini. Il capitano Onesini con il destro per il numero 9 Iori. Ora Iori poi preferisce lasciare a Cottini. Cottini sulla sinistra per Riccardo Santoni. In area una bellissima occasione, il tiro e la rete! E dalla rete è andato in rete Romoli! E il minuto! Il vantaggio del Camerino con la rete di Romoli quando siamo al 31esimo. Ancora il numero 7, e cioè mi riferisco a Sabatini, che imbecca Ripa, se non vado errato, limite dell'area, il tiro non è assolutamente preciso. Se non vado errato dovrebbe essere stato proprio Ripa, quando siamo al 40esimo, a calciare di sinistro, corpo sbilanciato indietro, pallone che si alza e va sopra la traversa. E ancora un calcio di punizione, siamo sulla tre quarti, c'è sempre lui, il numero 10 del Camerino, il biancorosso Cottini, che prova a calciare, pallone ancora dentro, stacca di testa il numero 10 e c'è ancora la palla in aria per il Camerino. Salvetti non controlla con il destro, pallone che è arrivato sull'area, all'altezza del dischetto del rigore. Bernasconi che è andato a sostituire il portiere titolare Pesce, non c'è il portiere di riserva Polenta, dunque Scarpini addirittura il quarto portiere dell'Osimana. Pallone in avanti, pericolosissimo, azione e c'è il pareggio. C'è il pareggio dell'Osimana. Una dormita colossale. Dormita colossale e al 45esimo è arrivato il gol del Camerino dell'Osimana. Il pareggio di Ripa. Il pareggio di Ripa al 45esimo. L'arbitro dice che può bastare così e dopo esattamente 2 minuti di recupero la partita termina sull'1-1. Buona gara, possiamo dire.
Presidente Quadraroli, al quale naturalmente dobbiamo chiedere, indubbiamente se ha visto il primo tempo, lui che di solito è abituato a fare i biglietti, Presidente. Sì, ho fatto anche i biglietti, ho visto un parte primo tempo, abbiamo fatto una buona prestazione, peccato per questo gol proprio prima della fine del primo tempo, e speriamo che non demoralizzi la nostra squadra, che ecco, ripeto, peccato che abbiamo fatto una buona prestazione. Ecco, dobbiamo dire anche dell'iniziativa della vostra società quest'anno in promozione, un campionato molto prestigioso, importante per voi, per lei, e qual è l'iniziativa anche per gli abbonati? Sì, abbiamo fatto dei prezzi giusti per le donne, anziani, over, poi c'è anche una tessera oro per chi vuole essere ancora più vicino alla società, però ecco, ringrazio i tifosi che abbiamo visto che è una prova che ci sono molte presenze. Ecco. Si è sofferto i primi 45, Presidente? Tutto sommato una cosa giusta, siamo partiti un po' sotto, poi siamo ripresi, abbiamo gestito la palla, ma è una cosa che era nei programmi, diciamo, perché la squadra deve assimilare un certo tipo di gioco nuovo, con diversi elementi nuovi. Al momento si pensa un po' più all'accademia, un po' meno alla grinta e, ecco, e diciamo più all'accademia nel senso di didattica, e un po' meno alla grinta e all'attacco nella maniera giusta. Ecco il fischio, inizia la seconda frazione di gioco sul pallone Morganti, l'azione dell'Osimana che va in avanti, si gioca da oltre un minuto, pallone sulla destra, il numero 7 lasciato colpevolmente solo, entra in area, finta contro finta, il cross di sinistro, poi però con una svirgolata prima chiede anche scusa Andrea Parrini, chiede scusa, una svirgolata, e poi però Grelloni Marco ha la meglio. Vediamo questa azione, ancora Camerino, Salvetti per il settore di sinistro, e cioè di Modica, bella la girata, e meritava anche il gol, ma c'è il calcio d'angolo, bella la girandolo su se stesso di Cottini, buon numero il tiro di destro, e ci sarà anche il primo gol corner della ripresa, il sesto appunto per i padroni di casa, a sbrogliare una fase. Cottini ha superato un avversario, prima forse aveva un attimo perso il contatto col pallone, Paolo Lucaroni di sinistro va a servire Fabrizio Santoni che è spostato sul settore sinistro, entra a piedi pari il numero 8 e per lui arriverà un cartellino giallo. Giallo, la gara che si infiamma quando sentiamo le proteste, quando ci stiamo avvicinando al 26esimo, ammonito il numero 8 al 71esimo, è stato ammonito Ristè quando siamo e abbiamo superato il 25esimo del secondo tempo, nei minuti, pallone in aria, colpo di testa e c'è la rete, il Camerino va avanti con Salvetti, Fabrizio Santoni, ed è il numero 7 Salvetti al 27esimo. Salvetti porta in vantaggio il Camerino con una rete che fa impazzire i tifosi appunto locali. Camerino in vantaggio quando ci stiamo avvicinando alla mezz'ora della ripresa. Camerino 2 Osimana 1, i gol nel primo tempo di Romoli al 31esimo, il pareggio di Ripa al 45esimo e Salvetti al 72esimo ha riportato in vantaggio i ducali. Osimana che ora prova a rivenire in avanti quando ora sono esattamente 35 minuti da ripresa, dunque l'80esimo sul cronometro, 10 più recupero al termine, Osimana sempre nella propria metà campo, ancora azione manovrata per il numero 18 Gallina che deve ancora impostare indietro, impostano e manovrano molto i giocatori del tecnico Antonello Mancini, ma non sono imprecisi, è entrato in area il numero 7, palla dentro, e palo, ancora occasione, il tiro, incredibile, doppio occasione per l'Osimana, ghiotta occasione a 9 minuti dal termine di Montesi, il palo che dietreggiare ma preferisce Baro
preferisce Baro a andare indietro. Parrini di testa, forse spizzando, forse coinvolgendo il suo compagno di reparto, parlo del portiere Grelloni Marco, preferisce dare indietro la palla. Ultimi secondi di recupero per questa partita e dunque la rimessa con i piedi. Marco Grelloni, la palla supera la linea mediana del campo, subisce fallo Alessandro Di Modica, ma l'arbitro dice che è finita. Debutto casalingo per il Camerino stagionale in promozione girone A. Decidono prima Romoli, poi il numero 7, uno fra i migliori in campo, Alessandro Salvetti. Intervallata, le due reti del Camerino, intervallato da Ripa al 45esimo del primo tempo. Vanno a salutare i loro supporter, i giocatori dell'Osimana, che escono battuti dall'Elivio Luzzi, ma è stata una bella partita, hanno tenuto testa ai Camerti, che hanno giocato anche loro una bella partita. Lo fanno anche i tifosi del Camerino, lo fanno anche i tifosi del Camerino, che vanno appunto a ringraziare i giocatori, i tifosi.